chi ce l'ha più lungo? Siete mai arrivati ad un punto di quasi rottura? Ah, il sosso. Duga tabignagù. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi! Oggi sono in compagnia del mio ragazzo. Ragazzo, no. Ma no! Oggi, come avrete capito dal titolo, è un giorno in cui rispondo alle vostre domande scomode che vi ho chiesto su Instagram. Scomode non vuol dire porno, cioè mi sono arrivate tutte delle porcate, ragazzi, ma che ci avete in testa? Vabbè, ho già finito la intro perché ho già spiegato tutto, no? Sì. Rispondiamo a domande scomode. Incominciamo. Ecco, incominciamo già benissimo perché Alessia Principe, Alessia ce l'ho certamente, però a quanti anni la prima volta? Cosa? Cioè, se non metti un soggetto, un predicato verbale, un complemento oggetto. Complemento oggetto, io non capisco la frase. Io sarei un neo. Long long ago. Onge long long ago. 20년 넘었어. Ah, 20년은 넘. 20년 넘었다고. No, smetti di parlare, Gio, per favore. Io devo dire che rispetto alla media umana, molto più tardi, perché avevo 22-23 anni, tra i 22 e 23 anni, insomma. Perché io aspetto la persona giusta, Gio chiaramente no. Quanti anni ci avevi? 13. Vabbè, andiamo avanti che già. Dennis ci chiede: dai un voto da 1 a 10 all'altro. Ma c'è così tanto da pensarci, scusa, più perfetto di così, Gio. Video ci fa litigare. 8점. 왜냐면 네가 잔소리 너무 많아. 그다음에 뱃살. 아, 뱃살. Anna, tu non fai parte di questo video, scusami. Per me, Gio, l'amore mio della vita, 7.5. 7.5? 10점 이라고. 아니야. 7. No, ha imparato l'italiano, lui adesso mi capisce. No. 7.5. Perde un punto perché sta troppo in Cina e non sta vicino a me. Quello perde un punto. Perde un altro punto perché potrebbe essere un pochino più pulito, patatino mio. Cioè un pochino... Ha capito? E poi mezzo punto perché, insomma, poi c'è ogni tanto è un po' gnocco di testa, Gio, insomma. Poi sicuramente ci saranno domande in cui ci chiedete come litighiamo, ve lo spiego. Comunque, 7.5. Sinceramente, chi è più stupido? Gio, senza ombra di dubbio. Marco. Why niga da bodato smart Anjuani? Because niga narang sagyeosseo. Nal seonttaekhaesseo. Kure an kure? Maja. Però ha ragione. Sei così stupido che hai scelto uno stupido. Quindi sei più stupido. Anna, tu non devi essere parte di questo video, l'hai capito? In che posizione dormite quando state assieme? Taro taro cha. Because niga jjajangnasseo. Ha ragione, allora Gio vorrebbe dormire abbracciati così. Però io non capisco come la gente possa dormire abbracciata. Cioè nel senso ti... Cioè 5 minuti sì, ma poi il sangue alle braccia smette di circolare. Come fa la gente a dormire abbracciata? Io non capisco, raga. Io non ci credo che la gente dorma abbracciata. Per aumentare l'afflusso di sangue, praticamente uno sta pancia in su, poi in mezzo si mette un cuscino, poi Gio può mettere la sua mano sopra di te. In questo modo il cuscino assorbe un po' il peso, quindi a te non ti si blocca il sangue, riesci a respirare, lui riesce a comunque utilizzare il braccio e è riuscito a dormire abbracciati. Anna, sei proprio una terapista, terapeuta, come si dice? Una terapeuta. Chi fa le scorregge più rumorose? Io! Ricordatevi che non dovete temere le scorregge rumorose, ma quelle silenziose. Cioè non è l'importante il decibel della scorreggia, ma la puzzetta, cioè la puzzosità. Chi è più uomo tra i due? Ma poi a priori, cioè che vuol dire chi è più uomo? Che cosa vuol dire essere più uomo? Cioè chi definisce le regole di uominosità di una persona? L'atteggiamento più fastidioso dell'altro. Madonna, noi litighiamo oggi, ve lo dico. Ci sono due cose che non sopporto. Una è quando si discute di una cosa e lui dice: è tutta colpa mia, hai ragione tu. Madonna, lo odio alla follia. E la seconda cosa, che forse è la peggiore, quando si chiude nelle camere. Cioè quando, mentre discuti, tipo si chiude nella camera. Forse essendo leone un segno di fuoco, io voglio subito risolvere la cosa, no? Mentre Gio invece è uno un po' più timido, che tende a non finire il discorso subito, ecco. Ecco, quello mi fa incacchiare. Dica, c'è il giorno... No, mamma. Ma scusami,
하나 하나만 골라야 돼. 자기 많은 줄 알아. perché ho ragione. Cioè non è che io penso di aver ragione, ce l'ho. Difficile convivere con Gio? Ma diciamo che è difficile convivere, punto. Cioè che sia col tuo fidanzato, la fidanzata, marito, moglie, amici, diciamo che quando sei abituato a vivere da solo e poi una persona ti arriva con le sue abitudini, ti sconvolge un po' e bisogna trovare l'equilibrio. 누구랑 사귀어도 힘들 거야. 그래서 내 옆에 있는 남자한테 참아줄 거야. Mamma mia, ma che pensi di essere in un film drammatico argentino? Io a questa domanda non rispondo. Anna, vieni qua e rispondi tu. Posso rispondere io? Sì. Chi ce l'ha più lungo? Io ho visto solo quello di Marco, quindi non posso sapere per Gio. È vero, tra l'altro. Allora, queste domande senza complimenti oggetti, però, come si dice? Diciamo che se ti riferisci al naso, io mi pare di avere un naso leggermente più lungo rispetto a quello di Gio, no? Vedete? Però c'è anche da dire che Gio respira bene anche con il naso un po' più piccolo, con le narici. Cioè, non è la grandezza del naso, ma come si respira. Perché... cioè, va? Vedete, respira benissimo. E quindi, alla fine, voglio dire, è quello, no? No, Anna, sei d'accordo? Assolutamente. Chi è più agitato la notte? C'è proprio neanche il paragone. Gio mi tira i calci, mi ha svegliato... 3 volte stanotte, 3 volte, con i suoi cacchio di calci rotanti. È Xena la principessa guerriera lui la sera, cioè nel senso non so cosa si sogni. Riusciresti a perdonare un tradimento? Guarda come si va nel deep qua, nel deep deep. 일단 물어봐야지, 왜 바람 피냐고. 그래서 결정하면 되지. Io sono una persona che pensa che l'amore e il burburu a volte possono anche essere due cose separate. Se ami veramente una persona e ti fidi, puoi perdonare. E questa è la domanda più... cioè, veramente, il 90% delle domande che mi sono arrivate era questa. E anche questa risponderà Anna. Chi è passivo e chi è attivo tra i due? Allora... con garbo, Anna. Cioè, devo usare metafore? Eh sì. Allora, siccome stai con lui... allora sei in un modo, però se non stessi con lui potresti essere anche in un altro modo. Esatto, diciamo che io personalmente amo la persona, non il ruolo che ha nella società. Sei pantasessuale, no. Sì, sei fantagenitore. Anna, senti, tornati dalla tua postazione. Duca Tapignau. Ok, basta, è finito. Gio ha avuto molti più partner prima di te? 남자친구로서 사귀는 거 3명? 3명? One night man 몇 명이야? 몰라. A Gio dà fastidio mettere in bella vista la vostra vita privata? Chiaramente no, cioè nel senso io non l'ho mai obbligato ad andare in video, anche perché non è che lo pago, lui lo fa, credo, volentieri. Mi sembra anche che rispetto ai primi video sia più sciallo, però lasciamo rispondere a lui. 불편하지 않아. 괜찮아, 재밌어. 처음에 조금 뭐라고 하는지 몰라서 좀 걱정했어, 처음에. Silvia Trave? Ma Trave è cognome, bellissimo. Io voglio chiamarmi Trave. Vabbè, comunque. Siete mai arrivati ad un punto di quasi rottura? Cioè, magari a parole sì, quando si litiga fortemente, tipo, ti mollo, allora vattene di casa! Cioè, si dicono quelle cose, ma non penso che si sentano col cuore. Ah, istosso! Che tamner? 괜찮아졌어. 그 다음날 그렇게 그런 생각 안 없을 거야. Ti senti ignorato quando l'altro parla nella propria lingua madre? Secondo me, quando si sente una lingua che non si conosce, vi sembra 10 volte più rumoroso di quanto realmente è. Quindi io non è che mi sento ignorato, è solamente che mi dà un po' fastidio perché mi sembra che stia urlando, quando in realtà non sta urlando. E so che per lui è la stessa cosa, quando io parlo in italiano... lui, cioè proprio se lo sente nell'orecchio, cioè capito? Chi spende più soldi? Io, ma perché al momento sono l'unico che ne ha, quindi non è che c'è molta scelta. Però quando ho incontrato Gio all'inizio, lui proprio 3000 volte più di me. A Gio piacciono molto i brand di lusso, cioè aveva Louis Vuitton, Gucci, Bulgari, tutta roba di supermarca, perché ai tempi c'aveva un bel lavoro, insomma, bello proficuo. Adesso che ha incominciato le sue attività, ha investito tutti quei soldi nelle sue attività, quindi diciamo che ne ha meno da spendere, quindi spende meno di me. Spendo di più, ma spendo normale.
E questo è tutto per questo video, insomma speriamo di aver risposto a più domande possibili. In realtà ho risposto a tutte le domande che mi sono arrivate, perché il 90% era chi è top e chi è bottom, quindi ho risposto a tutte le domande. E ci vediamo nel prossimo video. Pizza! Carbolada! Ciao! Carbolada! Carbolada! Sì, bravissimo! Ciao! Ciao!